sulle acque antistanti la villa imperiale. Questo luogo straordinario. Abbiamo il macco, qui esiste tutto il coralligeno, tutte le specie di spugne, tutte le specie di gorgonie, dalle Unicella cavolinis alla gorgonia, alla Paramunicea clavata, alla gorgonia bicolore, tutto quello che sono le specie che popolano il Mediterraneo. Sì, va a caccia di plastica, vai! A livello di inquinamento sicuramente è aumentato, come in tutti i mari del mondo. Si possono trovare reti abbandonate, si possono trovare plastiche, ho trovato qualche sedia, qualche tavolo. Purtroppo questa è tutta colpa dell'uomo. Chiaramente si tratta di un mare che non è più il mare selvaggio, non è più il mare incontaminato, ma è un mare fortemente antropizzato anche quando noi non ce ne rendiamo conto, e appunto qui subentra il problema della plastica e dell'inquinamento. E quindi noi stiamo cercando di esplorare un po' questo confine in cui l'umano, il non umano, il naturale e l'artificiale si mescolano nella materia fluida del mare, e lo facciamo attraverso un'analisi delle microplastiche. Allora, questa si chiama Houston Net e in origine nasce come strumento per fare campionamenti della superficie del mare. L'acqua entra, all'interno della rete c'è un flow meter che misura la quantità di metri cubi d'acqua che passano all'interno, e in fondo a questa rete c'è una specie di filtro che si chiama Cod End. Questo qua che intrappola tutte le microplastiche raccolte. Qualcosa abbiamo trovato, sì, diverse particelle. Ora dobbiamo andare a svuotare il filtro. Le particelle già le vedo, soprattutto blu, bianche, anche qualche frammento più grande. Ad esempio questo. Questi frammenti di plastica riescono a galleggiare e vengono trasportati gli oceani, entrano negli ecosistemi un po' in tutto il mondo. Questo progetto ha lo scopo di indagare la relazione tra la società e il mare, e in particolare cerca di capire in che modo quello che chiamiamo adesso l'antropoceano sia qualcosa di estremamente reale, perché i resti dell'antropocene della società finiscono in mare, e non solo inquinano il mare, ma entrano in ciclo ed entrano nei cicli biologici che sono alla base di tutti quanti gli ecosistemi terrestri, che sono appunto quelli dell'oceano.